sede dell'Università del Tempo Libero San Francesco d'Assisi di Fasano. Per le festività l'Università ha deciso di offrire alla cittadinanza fasanese e ai turisti degli squarci del passato. Siamo in un atelier antico dove si possono ammirare degli abiti eleganti dell'Ottocento originali che provengono da una collezione privata. Gli abiti sono eleganti perché denotano proprio l'eleganza di un tempo. Ci sono anche nella casa bianca gli abiti di bianchino che le donne del Ancora da questa parte possiamo ammirare delle giacche molto raffinate e di colore nero, perché come si usa anche quest'anno, il nero è stato sempre la tinta dell'eleganza, della raffinatezza. Questo chiaro invece è un abito di matrimonio del 1902 di una sposa fasanese, molto originale, e la stoffa è damascata, colore pastello. Ancora una giacca in pelliccia con sottogiacca in seta pura. Questo è un, diciamo, copricollo molto originale e si vede anche che venivano realizzati seguendo la moda parigina. Ancora una giacca in pelliccia, anche questa nera. Quest'altra invece con riporto in visone e con sottogiacca elegantissima. E questo modello eccezionale per le rifiniture, che sono tutte opera sartoriale e artigianale. Quindi avevamo dei grandi stilisti anche in passato. Da ammirare questo abito con giacca, dai colori chiari con giacca nera, e ancora dei giubbini particolarissimi che stanno a testimoniare anche la magrezza delle signore di un tempo, anche se portavano busti e si stringevano, però stanno a sottolineare proprio come ci tenessero alla linea. Da notare i particolari, sono tutti indizi di raffinatezza. E ora ci addentriamo nel Museo delle Arti Antiche Fasanesi. Sulla nostra destra, oltre ai vari attrezzi del calzolaio, perché si realizzavano a Fasano anche le scarpe su misura, poi abbiamo dei pesi, usavano per la ginnastica, sollevamento pesi, delle chiavi antiche e ancora una macchina da cucire, quella è dell'Ottocento e proviene da un laboratorio sartoriale maschile fasanese. I vari pezzi di legno che si usavano per stirare il ferro, i ferri da stiro. Anche un piccolo asse per le giacche e ancora questa è un'altra macchina da cucire Maxim, anch'essa dell'Ottocento, con il ferro da stiro a carbone, differentemente dall'altro. Queste erano le fasce con cui venivano, quando nascevano i bambini, venivano avvolti in queste fasce. E poi ancora un completino che la sarta stava realizzando. E ancora
leggio e c'è un catalogo che veniva usato dagli ebanisti per realizzare i mobili, mentre quello è un porta, diciamo, giornali, riviste di Muda, ed è realizzato a pittura da un noto scultore pittore fasanese, Lo Conte. Ancora, questa invece, questa macchina da cucire è del 1930, infatti a differenza delle altre due è elettrificata, quando a Fasano nel 1930 arrivò la corrente elettrica. Quindi a differenza delle altre due che erano a pedale. E queste sono le riviste di Muda dell'epoca che venivano usate dai nostri sarti, perché erano sempre aggiornatissimi, e c'è da dire che oltre ad avere, diciamo, a formarsi da soli nella bottega, si formavano anche a scuole che frequentavano sia a Bari che a Torino. Infatti poi nella bacheca potremmo vedere anche i diplomi di questi sarti. Questo è un telaio che veniva ricamato a filet, e questo è un altro attrezzo. Le nonne si sedevano e realizzavano la rete prima di essere messa a telaio e ricamata. Nella bacheca possiamo osservare il lavoro di documenti che riguardano il lavoro di un carradure fasanese, Giuseppe Palazzo. E queste lettere, questa corrispondenza in francese testimoniano che aveva delle commesse anche in Grecia. Infatti la corrispondenza in francese denota questo fatto, che poi Giuseppe Palazzo diventò amico di questi committenti. Invece da quest'altra parte vediamo la famiglia di Francesco Acquaviva, che erano dei maestri sarti di generazione, prima lo zio Basilio, poi Francesco e poi Raffaele, e notiamo sia le forbici che usavano come anche i registri, e tra i clienti c'era anche il papà dell'attuale sindaco di Fasano, Francesco di Bari, anche lui sindaco, è stato sindaco di Fasano. E le foto denotano i vari lavori, quello del carradore e lì Giuseppe Palazzo di cui abbiamo parlato. Qui invece sono attrezzi che entravano in casa, perché l'artigianato entrava anche in cucina. Allora abbiamo i setacci di tutte le misure, perché si setacciava la farina, soprattutto la farina del grano del senatore Cappelli, che un tempo era molto diffusa a Fasano. Qui invece era la teglia in cui venivano stese le focacce col pomodoro e infornate nel forno a legna. Questo invece era il setaccio per i pomodori, quando in estate si faceva la salsa da conservare per tutto l'inverno. E ancora abbiamo i lavori dei cestai. Si vedono in fotografia, quella è una foto riguardante la prima mostra dell'artigianato fasanese nel 1950. E questi sono i diversi, diciamo, oggetti che realizzavano: il cestino per la spesa, canestro per frutta e altro, la damigiana dell'olio, perché l'olio d'oliva si conservava nella damigiana, nel vino, il fiasco del vino, e questo in dialetto fasanese ashel, dove si metteva, c'erano di diverse dimensioni, e si mettevano ad essiccare anche i fichi o i pomodori l'estate al sole, oppure si usava per pulire le fave
per privarle della buccia. Fave che poi venivano conservate in questi sacchetti tessuti sempre a mano in casa col telaio a pedali. Ancora qui abbiamo dei lavori realizzati dai maestri ramai calderai. Questo era lo scaldaletto, si mettevano i carboni e si passava sul lenzuolo e quindi il lenzuolo si trovava ben caldo. Invece in questo tegame si realizzava la crema per farcire il pan di Spagna, che era un dolce tipico proprio delle festività natalizie e pasquali. Là si friggeva soprattutto le pentole perché le famiglie erano numerose. Questa era un'altra teglia più piccola per la focaccia, sempre da infornare nel forno a legna. Questi erano i piatti che realizzavano i nostri cretai con la ruota, impastavano l'argilla e realizzavano. Da notare questo particolare per il bellissimo colore, quindi anche diciamo la raffinatezza del manufatto. Ancora tutti questi. Questo è particolare perché serviva da qui per girare le fave, la angra piote, diciamo, e per questo per prendere la verdura, le cicoriette di campagna che si univano al purè di fave e veniva fuori la grapiata. Queste le formine per i dolci. Questo invece è il macina caffè, la caffettiera napoletana. Questo per il bollitore del latte, per la camomilla. In questo invece i contadini, se mettevano la minestra se la portavano, non solo i contadini ma anche gli operai, e quindi mangiavano. Questo è la pignatta per le fave. Si metteva vicino al fuoco e si cuocevano tutti i legumi lentamente. E questo piatto di creta particolare perché mostra come anticamente quando un piatto si rompeva, e questo era il piatto che si metteva al centro della tavolata, magari pieno di orecchiette, tutta la famiglia con la forchetta o col cucchiaio prendeva la minestra. Quando si rompevano non si buttavano, siccome non esistevano i collanti, allora con i fili di ferro si cucivano. C'era un personaggio particolare di Fasano, Tonino di Post, che girava per le strade del paese e invitava la gente a rattoppare tutti i piatti di creta rotta. E questo era un altro aspetto della vita di un tempo. Questo invece è un arcolaio, questo è verticale, mentre quest'altro è orizzontale ed è a ruota. E lì c'è proprio la lana autentica di pecora degli anni 40, quella matassa di lana col fuso, e biancheria che soprattutto gli uomini usavano, realizzata a ferri sempre con la lana di ferro. E lì stanno in quelle foto, possiamo ammirare, il fabbro, il cestaio, quello che rattoppava, infatti si vedono i vasi rotti, che rattoppava con i fili di ferro, ancora la rotina, la signora che lavorava e il telaio a pedali. In questa bacheca invece è raccontata con documenti inediti del Settecento la storia di questa location, perché l'Università del Tempo Libero occupa dei locali che sono appartenuti al seicentesco monastero delle donne monache carmelitane e claustrali del monastero di San Giuseppe. Allora, queste suore
sono rimaste in questo convento fino al 1909, quando, dopo che dopo l'Unità d'Italia, il convento, come tutti i beni ecclesiastici, erano stati alienati ed erano passati all'Università di Fafabile, al Comune, loro nel 1909 chiesero di uscire dal convento, perché ormai erano vecchie, malate e volevano ritornare a casa. Furono accontentate, però questo convento rimase in terra di nessuno fino al 1911, quando la chiesa che apparteneva a questo convento, l'attuale chiesa del Rosario, fu ceduta all'omonima confraternita, mentre il convento passò, come già era, al Comune. E questo è bellissimo ed è inedito. È un inventario di tutte le case che le donne monache di questo convento possedevano proprio nel borgo antico di Fasano. Un documento importantissimo perché possiamo risalire non solo alle famiglie antiche di Fasano, ma anche all'architettura tipica proprio della casa alla fasanese, che sfruttava con meticolosità ogni spazio e dava la possibilità alle famiglie numerose di vivere. Perché le donne possedevano queste case? Perché all'epoca, per entrare in convento, c'era bisogno di portare una dote. E dovevano essere bini immobili o in paese oppure in campagna. Infatti alla Selva, in Viale delle Viti, secondo molti studiosi, quella che viene chiamata Apedulo di Monache era proprio proprietà delle monache del convento di San Giuseppe, questo secondo la teoria di Giuseppe Attum, mentre per altri quei vigneti appartenevano alle monache di Monacelle. Comunque una querelle sulla quale gli studiosi ancora continuano a discutere. Qui sono tutte le lettere manoscritte e si può vedere le monache carmelitane professe del convento di San Giuseppe di Fasano. Questo invece è un altro, è il catalogo di tutte le suore, dalle fondatrici che furono le spagnole de Itta, all'ultima suora. Stanno tutti in ordine alfabetico, con tutte notizie biografiche, e stanno a testimoniare anche che in questo convento non c'erano solo suore fasanesi, ma anche dei paesi vicini e anche delle regioni vicine. Questo è un altro pezzo molto bello, antico e inedito, perché è il primo scaldacqua a legna che venne usato a Fasano, in rame rosso, quindi realizzato dai nostri calderai. E c'è anche il galleggiante dentro, sotto il coperchio, perché questo forniva alla casa, da dove è stato tolto l'acqua, ecco c'è il ferro per il galleggiante, forniva l'acqua calda sia al bagno che in cucina. Questo invece è un altro oggetto caratteristico ormai in disuso, serviva per tostare l'orzo, perché all'epoca non c'era il caffè, quindi si tostava l'orzo, veniva messo su una fornacetta, con il fuoco si girava e si tostava sia l'orzo e sia il caffè chiaro. E il profumo, io da bambina ricordo ancora, il profumo si diffondeva per tutta la casa, ed era un profumo proprio inebriante che poi non sono riuscita a ritrovare più nella solita tazzina di caffè che giornalmente consumiamo. Questo era il paiolo nella cucina antica della casa la Fasanese, dove venivano bollite le orecchiette, la pasta, perché le famiglie erano numerose. Poi passiamo nei ramai,
ramai che proprio realizzavano questi attrezzi che servivano per lavare anche la lana di pecora, perché sia i materassi che i cuscini erano non di gomma piuma ma di lana di pecora, che bisognava lavare. Venivano lavati tutti quei tessuti e che venivano realizzati col telaio a pedali di cui abbiamo visto la foto, e poi abbiamo sia le foto di mastellai che realizzavano le tine ed erano famosi, perché addirittura questi tresciuzzi che vediamo in foto furono chiamati nella prima guerra mondiale a realizzare a Roma dei grossi tinoni per contenere un'imprecisata sostanza bellica. E quindi il mastello, che era poi stagnato da dentro con l'asse da bucato, poi c'era anche qui per uscire l'acqua che non si buttava ma veniva, la prima acqua del lavaggio veniva usato per fare il primo lavaggio di altre biancherie più sporca. E il canestro, perché ecco, il canestro quando si andava a stendere il bucato poi si riponeva tutto in quel canestro. Questo è un cestino con le mollette autentiche dell'epoca, il battipanni, non c'erano gli aspirapolvere. E questo era un altro, in dialetto vasanese ayavat, un altro contenitore per lavare. E questo pezzo di sapone è autentico del saponificio Mancini 1940. Saponificio Mancini, che era ubicato in Corso Garibaldi in fondo, all'inizio oggi di Viale Nunzio Schina. E l'asse da bucato, a differenza degli altri, questo è più antico perché non c'ha le scanalature. Braciere con la carbonella e l'asciugapanne, perché venivano quando pioveva e non si riusciva a stendere la biancheria o per le strade o sui terrazzi, allora si usava l'asciugapanne per asciugare. Quella foto è di un noto ebanista, Bernardo Galizia, un noto ebanista fasanese, che disegnava e realizzava i mobili. E questi sono tutti altri attrezzi proprio non solo dei maestri d'ascia, ma anche degli ebanisti. Sono anche questi dei bambini che conservavano i soldini, i salvadanai, realizzati dai nostri maestri. Sono tutti attrezzi. Questo era uno slittino, perché prima nevicava spesso a Fasano, e allora dalla selva, da quella strada, dalle rampe di San Donato, dei genitori, i bambini scendevano con lui. E qui un portaprosciutto, e questi gli attrezzi del barbiere, tutto l'angolo del barbiere per lo shampoo, la doccetta per fare lo shampoo, e si riscaldava l'acqua. Questo era per cavare i denti, perché i barbieri erano anche dentisti. Quando non c'erano ancora i dentisti, scavavano i denti. Anche le ciste, operavano di cisti. E questo è l'imbutino che veniva usato per realizzare delle essenze, perché con l'alcol e le essenze i barbieri realizzavano da sé i profumi, il topobarba.
questo è il primo nucleo del costituendo Museo delle Arti Antiche Fasanese, perché poi sarà ampliato con altri reperti dell'archeologia artigianale fasanese. Allora, questo rientra in tutto le attività natalizie alle quali l'UTL ha dato la titolazione I Presidi del Chiostro, perché come ho detto prima ci troviamo nell'ex convento delle donne monache. Qui, se continuiamo questa nostra passeggiata, vedremo anche, oltre agli abiti della borghesia dell'Ottocento, anche abiti della civiltà contadina che ci sono stati forniti gentilmente da un'associazione di Alberobello, la Compagnia Stabile di Alberobello. E quando parlo di civiltà contadina, naturalmente parlo delle massaie, che insomma pure lì di un certo, non delle contadine proprio, che indossavano abiti particolari. E poi la nostra passeggiata continuerà tra I presepi, molti dei quali sono stati realizzati nei laboratori di taglio e cucito, di uncinetto, di frivolité, di tombolo, di cartapesta, di arte, di pittura, laboratori proprio delle università del tempo libero, e fanno parte tutte delle attività didattiche. Abbiamo cominciato a lavorare dall'inizio di ottobre. E poi ci tengo a dire che tutto l'allestimento di questa mostra è stata diretta dall'ingegnere Bernardo Galizia. Invece chi materialmente ha realizzato molti presepi, anche grandi, è stato il maestro decoratore Emanuele Schiavone, di cui si possono ammirare anche dei quadri, perché noi abbiamo anche una mostra di pittura, oltre che di scatti d'autore dal mondo, che sono del giornalista Mario Valentino. E ci sono ancora presepi della pittrice scultrice Anna Miccoli, come c'è il presepe della pittrice scultrice Lucia Lomascolo. Allora, questi sono questi due quadri della nevicata via San Francesco. Questa è la nevicata del 1957. L'altro. E questo angelo invece è di Luciano Pascolo.